ci avviamo a fine stagione. Io sono qui con questa mia meravigliosa compagnia per dirvi alcune cose. Ed eccole qua. Prima vi faccio una classifica dei primi 5 spettacoli di questa stagione che volge al termine. Il primo spettacolo per incassi e numero di spettatori è, indovinate, Così è, se vi pare. Secondo che abbiamo battuto, insomma, è un avversario, come potete immaginare, straordinario. Mi sentite? Sì. È il berretto a sonagli di Gabriele Labia. Il terzo spettacolo è ancora mio, una mia regia, testimone d'accusa. Quarto spettacolo è La vita davanti a sé, con Silvio Orlando. E il quinto spettacolo, non vi voglio annoiare, è Uomo e galantuomo, con Geppi Gaglietti. Quindi su 5 spettacoli, e ormai la stagione volge al termine, quindi non credo ci saranno grandi sconvolgimenti, 3 sono i nostri. Io non è che ami le classifiche, ma questo è un teatro dedicato a Vittorio Gassman, quindi è un teatro d'arte popolare, ma d'arte. Ed esiste un cuneo molto stretto, un crinale, che si può percorrere cercando di coniugare qualità e quantità. E questo noi al Quirino, con questa compagnia, con Testimone d'accusa e con Uomo e galantuomo, 36 attori e 18 tecnici, 12 per compagnia, la famosa compagnia shakespeariana, noi questo lo abbiamo fatto. Non è necessario per fare teatro d'arte, nel mio piccolo, dover per forza incassare chissà quali cifre. No, l'anno scorso noi, con 3 attori che sono qui presenti, bravissimi come Massimo Lello, Maria Rosaria Carli e Marco Prosperini, abbiamo messo in scena Nella settimana di Pasqua, Processo a Gesù, di Diego Fabbri. Spettacolo che è stato valutato come uno dei migliori della stagione, magico, eh? Non è venuto nessuno. Ci sarà un motivo, ma noi avevamo l'obbligo di farlo, perché il nostro compito è difendere la trascuratissima drammaturgia italiana del Novecento. E poi voi mi perdonerete, ma io sono allievo di Edoardo, mi perdonerete anche se mi allungo, ma un allievo di Edoardo. Edoardo diceva una cosa: chi se vuole arricchì facendo teatro è un povero uomo. Il teatro si fa per amore, perché al teatro si dedica la vita. Quindi quello che io voglio dire è: dovunque l'arte trionfi, in qualsiasi luogo, in qualsiasi teatro, su qualsiasi marciapiede, perché bisogna sempre pensare che i mercanti devono uscire dai templi, dai tutti i nostri templi, i templi del grande teatro.